Ciao Filippo, benvenuto all'Università degli Studi di Salerno. La prima domanda è: che cosa ti ha lasciato questo campus? È la seconda volta che venivo. Eccitazione, eccitamento, cioè che lo senti. Senti proprio un po' di pauretta di quell'età, cioè che insomma che è proprio, capito, t'arriva. Ed è, insomma, è particolare, però ti mette pure un po' d'ansia. Infatti, come avrei visto, non ho lanciato nessun tipo di messaggio, prima di tutto perché non mi piace chi lancia i messaggi, non mi è mai piaciuto, ma poi perché non ne hanno bisogno, insomma, ci credo veramente. Cioè, io pure ho dei figli e vedo che spesso c'è allergia, diciamo, alle massime, e poi soprattutto perché in questi giorni, no, probabilmente è un continuo di seguite questo, seguite quest'altro, eccetera. Quindi ero più che altro qui come presenza e come così, come stimolo, insomma. C'è stata anche qualche domanda, perché qui si gioca anche con le aspirazioni dei ragazzi, no? Tu che sei un attore ormai affermato, qual è il consiglio che ti senti di dare alle giovani generazioni? Beh, ma penso veramente quello che ho detto prima, cioè che se ci provi ci devi provare fino in fondo, insomma. Ho visto tante persone non essere convinte e provarci a metà, e quello non paga mai in qualsiasi lavoro, quindi cioè spesso la paura ti blocca, e quindi avere il piano di riserva può sembrare saggio, eccetera, ma invece a volte uno dovrebbe andare giù duro e rischiare, insomma, non dico ora cose, diciamo, letterarie, esagerate, però rischiare proprio di brutto per arrivare in quel posto in cui vai da lì e riesci a capire veramente, se non altro, se dovesse non andare bene le cose, insomma, capito? Però almeno ci hai provato veramente. Professoressa, l'orientamento è qualcosa di importante, dove i ragazzi incontrano i docenti. Ecco, che cosa vogliamo mettere in evidenza? È proprio vero, è importante l'orientamento, e quando sono stata delegata circa una decina di giorni fa a questa attività, devo dire che ho colto l'occasione per riflettere sull'orientamento dell'Università di Salerno, che è già perfetto con le sue molteplici attività, ma che ha bisogno, secondo me, per il prossimo anno accademico, di essere diluito con tantissime attività da organizzare in tutti i mesi, così che gli studenti possano scegliere qual è il momento giusto per loro per venire e incontrare i docenti e il personale tecnico amministrativo e soddisfare le loro curiosità sui corsi di studio, perché purtroppo questi 10-15 giorni di Unisorienta non riescono a coprire tutte le loro domande e anche tutte le loro richieste, quindi dobbiamo effettivamente andare ad approfondire attraverso delle attività laboratoriali, attraverso delle visite nelle scuole, cercando di incontrarli il più possibile e di vivere con loro questo passaggio dalla scuola superiore all'università.